manette strette ai polsi e poi l'arresto dopo una lunga trattativa con i carabinieri. Si è conclusa così la mattinata di follia di Alvise Miccoli, 32 anni, di Nardò, sorvegliato speciale che è accecato dalla gelosia, non riuscendo ad accettare la fine della relazione con la fidanzata, ha raggiunto la casa dei genitori di lei, armato di un fucile, si è chiuso dentro, tenendo in ostaggio il suocero, un'anziana ed una 22enne per diversi interminabili minuti. È stato il padrone di casa che, per difendersi, ha tentato di impugnare una pistola ad avere la peggio. Miccoli lo ha disarmato, lo ha cosparso di benzina e gli ha dato fuoco. Tutto questo intorno alle 10 del mattino, mentre pattuglie dei carabinieri in arrivo dalla stazione di Nardò e della compagnia di Gallipoli circondavano la casa di campagna in località Grotta Corsari tra Nardò e Sant'Isidoro. Miccoli si è arreso con non poca fatica. Si sono uditi degli spari, poi l'irruzione dei militari. Il Miccoli ha sfondato la porta di casa e ha trovato subito il suocero, il papà della ragazza, che impaurito ha imbracciato uno dei quattro fucili legalmente detenuti e, nel provare a contrastarlo. Il Miccoli è riuscito a disarmarlo e gli ha buttato del liquido infiammabile, della benzina verosimilmente, sulle braccia dandogli fuoco. A questo punto si è impossessato dell'arma e ha tenuto in ostaggio per circa 60 minuti una anziana non vedente, che è la nonna della sua ex fidanzata, e la sorella di 22 anni. Ha preso altresì due bombole di gas e ha minacciato di morte i presenti se non avesse avuto un altro incontro con la sua ex fidanzata, che nel frattempo, accortasi dell'irruzione del malintenzionato, era scappata buttandosi dal terrazzo nelle campagne circostanti e procurandosi una lieve contusione a una caviglia. Siamo arrivati sul posto nell'immediatezza, il papà della ragazza è stato soccorso prontamente dal 118 perché il Miccoli è il primo che ha lasciato andare, ovviamente perché si è seriamente preoccupato delle ferite cagionategli. E da lì è iniziata una sorta di negoziato che ha portato, dopo circa 50 minuti, alla resa del malintenzionato senza ulteriori conseguenze per nessuno. Dapprima è stato convinto a lasciare la sorella e l'anziana non vedente e poi a uscire nel giardino, dove ha consegnato l'arma ed è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri. Il padrone di casa è stato soccorso da un'ambulanza del 118 fatta arrivare sul posto. Ha ustioni di primo e secondo grado sul 40% del corpo ed ora è ricoverato nel centro grandi ustionati del Perrino. Alvise Miccoli è stato arrestato. È un personaggio noto alle forze dell'ordine e un sorvegliato speciale con alle spalle una serie di denunce per rapina e detenzione illegale di armi e munizioni.